Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Ponte Morandi, la lettera di De Micheli a Bucci e Conte, scrive gestione pro tempore ad autostrade, decisione non interferisce sull'iter di revoca. C'è proprio la missiva della titolare del Ministero dei Trasporti per indicare alla struttura commissariale chi dovrà gestire l'infrastruttura. Come indicato nel febbraio 2019 dalla Direzione Generale, deve ritenersi riassorbita nel rapporto concessorio appunto vigente al momento del trasferimento. Decisione coerente con il quadro normativo anche per prevenire potenziali contenziosi. Il trasferimento non interferisce in alcun modo con la procedura di contestazione in corso e sulla manutenzione scrive: per garanzia sulla gestione è opportuno coinvolgere operatori terzi scelti dallo Stato. Coronavirus sul volo dal Qatar, più di 100 passeggeri provenienti dal Bangladesh impedito allo sbarco, respinti per motivi sanitari. I bengalesi sono stati trattenuti in aeroporto fino alle 16, ora appunto è l'ora appunto di ripartenza del volo. Per tutti gli altri tamponi in aeroporto e poi isolamento per 2 settimane. Incontro tra Conte e i leader del centrodestra. Salvini dice non ci vado, la Meloni dice sia trasmesso in streaming alla vigilia della convocazione a Palazzo Chigi dopo che Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia avevano disertato gli stati generali. Il leader del leghista annuncia che non si presenterà, mentre la presidente di Fratelli d'Italia dice di non volere perdere tempo. Insomma, silenzio da Forza Italia, l'unica forza che nelle ultime settimane si è detta pronta a collaborare con il governo sulle riforme. Coronavirus record di casi in USA, oltre 60.000. In Florida esaurite le terapie intensive. Trump dice riaprire scuole. In Serbia scontri a Belgrado dopo l'annuncio di nuove restrizioni. In Israele Gantz in auto-isolamento. Dopo la notizia della positività del presidente Bolsonaro, 18 ministri brasiliani si sottoporranno al test per il Covid. In Russia i casi totali hanno superato i 700.000, mentre in Colombia lockdown prolungato fino al 1° di agosto. Coronavirus, la terapia intensiva di Bergamo è Covid free dopo 137 giorni. Solo pazienti negativizzati, hanno detto dalla ricerca H24 di nuove postazioni nei mesi di marzo e aprile per chi necessitava di essere intubato, fino alla notizia comunicata oggi dall'AST e accolta da un lungo applauso. Notizie da Treviso e dal Veneto. Electrolux, due operai dello stabilimento di Susegana trovati con anticorpi compatibili con il Covid. L'azienda li ha prudenzialmente collocati a riposo, li ha invitati a sottoporsi al tampone per capire se siano o meno positivi. Disturbo bipolare di personalità, il consulente scagiona le due assassine. L'omicidio di Paolo Vai a Vittorio Veneto. Il GUP deciderà appunto nei prossimi giorni sulla richiesta di abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica. Corteo funebre ritarda di 10 minuti, anziana tumulata senza prete e parenti a Conegliano. Il figlio Marco Gava va dall'avvocato contro Veritas e dice: sono stato umiliato, spero non accada ad altri. La famiglia aveva atteso la fine del lockdown per riservare una cerimonia alla donna morta in aprile. Caso Petrillo, il segreto della donna, tanti vaccini ai bambini, ma mai nessuno piangeva. Al processo all'assistente sanitaria che buttava le fialette piene nei cestini, le testimonianze dei suoi ex dirigenti che dicono: eravamo tutti stupiti, poi abbiamo capito il motivo. Spacciava marijuana a studenti minorenni, arrestato 25enne trevigiano. Operazione dei carabinieri di Sacile che hanno sgominato una banda composta soprattutto da ragazzi benestanti o di buona famiglia. Erba venduta a 15 euro al grammo nell'abitazione di Marco Parlascino, il capo dell'organizzazione, è rinvenute oltre 5,2 kg di marijuana e 2 grammi di cocaina. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Scuola, servono fondi e personale per la riapertura a settembre. Rosolen lancia l'allarme: servono certezze da Roma o sarà difficile garantire un pieno riavvio in classe.
subito un tavolo di confronto. Se il governo continuerà a non fornire alcuna certezza alle regioni sul riparto di risorse e di personale per il mondo della scuola in Friuli Venezia Giulia, sarà difficile garantire un ordinato percorso di riavvio dell'attività didattica. A lanciare l'allarme l'assessore regionale all'istruzione e l'università Alessia Rosolen, ricordando con chiarezza come l'intesa sul piano scuola 2020-2021 sia stata siglata dalle regioni a condizione che il governo fornisse in tempi brevi risorse organico per le soluzioni organizzative e didattiche previste. Coronavirus, 4 nuovi casi in Friuli Venezia Giulia, asintomatici, sono stati registrati tra Pordenone e Trieste, sempre con una provenienza dall'area balcanica. Abbiamo registrato 4 nuovi casi di coronavirus asintomatici a Trieste e Pordenone, scrive su Twitter il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. Sono tutti in isolamento e sono riconducibili a provenienze dall'area balcanica. I dipartimenti di prevenzione proseguono le attività di ricostruzione dei contatti avuti. False vendite online, scoperta una maxi truffa. L'Agenzia delle Dogane di Trieste ha sgominato un sodalizio criminale che ha evaso 13 milioni di euro di IVA. I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Stato, di Trieste hanno scoperto una maxi frode con un'evasione IVA per oltre 13 milioni di euro. Il raggiro avveniva attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di un sodalizio criminale che gestiva alcuni noti siti di vendita online di beni vari, tra i quali prodotti elettronici, vini e liquori di marca, detersivi, giocattoli e buoni benzina. Cade con il parapendio tra il Monte Festa e il San Simeone. In corso le ricerche, è stato un altro parapendista a vedere l'incidente e a lanciare l'allarme. Le squadre della stazione di Udine, Gemona del Soccorso Alpino e Speleologico, assieme alla Guardia di Finanza di Tolmezzo e ai Vigili del Fuoco, stanno cercando un parapendio tra il Monte Festa e il Monte San Simeone sul lato ovest del lago di Cavazzo. Pizzicato con il kit del perfetto topo d'appartamento, la Polizia di Stato di Udine ha denunciato un polacco. È stato arrestato un giovane colombiano che era evaso dai domiciliari. Il questore di Udine ha disposto 3 giornate di servizi straordinari di controllo del territorio per rintracciare cittadini stranieri irregolari e per contrastare la criminalità diffusa e il consumo di stupefacenti, in particolare nella zona della stazione ferroviaria. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.